La dimostrazione. Allora, noi sappiamo che esiste un L appartenente a R tale che B con N è maggiore o uguale di L per ogni N. Questo vuol dire che B con N è limitata inferiormente. Adesso diciamo sia M appartenente a R. Allora, noi sappiamo che esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, allora a con n è maggiore di m meno l. Per quale motivo? L già esiste, già l'abbiamo fissato. M l'abbiamo scelto arbitrariamente, posso fare la differenza, io quando vado a trovare l'indice n mi leggo su questa differenza, che significa che A con N più B con N è maggiore di M meno L più L, che fa N meno. Fine della dimostrazione, perché io ho dimostrato che per ogni M appartenente a R esiste un indice n tale che se N è maggiore o uguale di n, allora A con N è maggiore di M, che era quello che dovevo dimostrare. Ok? Poi un altro, questo lo chiamiamo proprio esercizio. Prendiamo una successione di numeri reali, quindi lo fate voi. Allora, il limite di A con N fa più infinito, cioè la successione diverge positivamente, se solo se il limite di meno A con N fa meno infinito. Cioè se una successione diverge positivamente, la successione opposta divergerà negativamente. Ok? Basta applicare la definizione, anche qui è roba di mezzo ricco. Allora, come possiamo usare questi due lemmi? Allora, ci facciamo lo specchietto. Allora, siete oltretutto masochisti, perché poi il video con la lezione servirà a voi, non a me. Se fate l'umore, ve lo ritroverete sul video. Non ci vuole tanto. Allora, che specchietto vogliamo fare? Vogliamo costruire? Vogliamo costruire uno specchietto del comportamento della successione somma allora. Qua ci mettiamo il limite di A con N. Qua ci mettiamo il limite di B con N. Qua andiamo a vedere il limite di A con N più B con N. Allora, se A con N tende a L e B con N tende a M, le proprietà algebriche dei limiti ci dicono che la successione somma tende a L più M. Esiste solo un'operazione, diciamo, tra somma e differenza, la somma. La differenza non è altro che la somma con l'opposto.
Oh, se questa va a più infinito e questa va a m, la successione somma che farà? Più infinito. Più infinito, perché se vi ricordate, una successione che converge è anche limitata, se è limitata è anche limitata inferiormente. Questa diverge positivamente, quindi la somma. Ovviamente la stessa cosa vale al contrario. Se questa va a L, numero reale, questa va a più infinito, lo scrivo qua, L ed M, numeri reali, la somma andrà a infinito. Ovviamente se questa va a meno infinito, questa va a M, oppure se questa va a L, questa va a meno infinito, la somma andrà a meno infinito. In tutti e due i casi. Cosa rimane? Rimane il caso in cui rimangono ancora vari casi. Per esempio, più infinito, più infinito. Che farà la somma? Allora, una successione che va più infinito è definitivamente maggiore di un numero, di qualunque numero prefissato. Quindi io ho fisso un numero definitivamente maggiore di quel numero, quindi in ogni caso è limitato inferiormente. Questa va più infinito, questa è limitata inferiormente, applicato sempre lo stesso lemma. Meno infinito, meno infinito, rimangono più infiniti, meno infiniti, meno infiniti, meno infiniti. Qua la risposta è boh, che se una diverge positivamente e una diverge negativamente, la somma non si sa quello che fa. Bisogna vedere caso per caso. E adesso andiamo a fare un altro specchietto. Allora, qui abbiamo successioni che divergono a più infinito. Anzi, io posso prendere addirittura a con n, posso prendere sempre la stessa successione. Prendo a con n uguale n. Allora andiamo a vedere. B con n li prendo e poi andiamo a fare, facciamo B con n, facciamo limite di B con n, poi facciamo il limite di A con n più B con n. Anzi, di n più b con n, quando con n è uguale a n. Ok? Sappiamo che il limite di n fa più infinito. Allora, per esempio, prendo b con n uguale meno n più un certo l. Per esempio, prendo meno n, oppure meno n più 1, meno n più 1, meno n più 3, meno n meno 2. La somma, allora, questa qua a quanto tende? Questa è una costante, questa va a meno infinito, la somma va a meno infinito. Facciamo prima b con n più b con n e poi ne facciamo il limite. Quanto fa la somma? N meno n più l fa l, e lì fa l. Quindi come vedete, una successione vale n, l'altra successione vale meno n più 3, la somma fa 3 e tende a 3. Se invece di prendere meno n più 3 prendo meno n più 5, la successione, questa qui tende lo stesso a meno infinito, però la somma continua, cioè convergerà in quel caso a 5, continua a convergere a L. Non so se sono stato chiaro. Prendete per esempio meno n, n meno n fa 0 e converge a 0. Prendete meno n più 1,
n sommato a meno n più 1 fa 1. Poi posso fare meno un mezzo n che diverge negativamente, n meno un mezzo n fa un mezzo n che diverge a più infinito. Invece posso prendere meno 2n, questo sempre tende a meno infinito. N meno 2n stavolta fa meno n, ma meno n diverge a meno infinito, che è l'opposto di n, l'altro lemma. Poi posso prendere n più meno 1 alla n, anzi meno n più meno 1 alla n, questo va a meno infinito, che questo è limitato, questo va a meno infinito, questo è b con n. Quando vado a fare a con n più b con n, quindi viene n meno n più meno 1 alla n, quanto fa meno 1 alla n? E il limite non c'è. Però uno potrebbe dire, vabbè, non c'è, però è almeno è limitata. Allora fate questa successione qua, meno n 4 più meno 1 alla n, scusate, meno n più meno 1 alla n per radice di n. Allora questa successione, mettendo in evidenza un radice di n, vabbè, insomma, questa successione si vede facilmente che va a meno infinito. Questa successione è più piccola di meno n più radice di n. Meno n più radice di n è più piccolo di meno radice di n, per esempio, e quindi va a meno infinito. Quando vado a fare la somma, n meno n più meno 1 alla n per radice di n fa meno 1 alla n per radice di n. Questa successione qui non ha limite e non è neanche limitata, cioè me ne posso inventare di questi esempi quanti ne voglio. Vedete, addirittura la successione da con n l'ho presa sempre uguale a n. Variando la successione b con n posso fare in modo che a con n diverga a più infinito, e vabbè, è la pista, diverge a più infinito, questo lo sappiamo sempre. Posso fare in modo che b con n diverga a meno infinito, ma posso fare in modo che a con n più b con n faccia quello che mi pare. Allora, voi adesso tutti quegli esempi possono rientrare in questo schema qui. Vi faccio un esempio un po' più difficile, questo chi lo capisce, chi lo capisce, chi non lo capisce non fa niente. Allora, supponiamo di prendere una successione C con N arbitraria, quindi qualunque successione, ok? Adesso io posso prendere posso prendere a con n uguale al a n più il valore assoluto di c con n. Questa sicuramente diverge a più infinito. Poi vediamo, posso prendere b con n uguale meno n, perché diverge a più infinito? Perché è più grande di n diverge a più infinito, questo diverge a più infinito. Poi posso prendere n b con n uguale meno n meno valore assoluto di c con n più c con n.
Allora, questo numero è negativo perché è meno il valore assoluto più c con n, quindi questa è minore uguale di meno n, quindi questa qua tende a meno infinito. Quindi vedete, una diverge positivamente, l'altra diverge negativamente. Quanto fa con n più b con n? No, quanto fa? Non ho chiesto se è indeterminato o no. Non capite l'italiano quando parla. Quanto fa la, quella somma? Siete in grado di fare questa somma? Fa cn. N meno n se ne va, valore assoluto di cn, valore assoluto di cn se ne va. Che rimane? Cn. Quindi questo unico ragionamento ingloba tutti quelli là. Perché? Cosa dice? Dice che io posso, fissata una successione c con n arbitraria, trovare una successione che diverge positivamente, una successione che diverge negativamente, tale che la somma faccia quello che pare a me. È chiaro? Quindi io ce n'ho una che diverge a infinito, una che diverge a meno infinito, la somma la posso far venire quello che mi pare. Non so se è chiaro. Posso aggiustare le cose in maniera tale che questa diverge a più infinito, questa diverge a meno infinito e questa è quello che mi pare, per esempio 3, per esempio 7, per esempio meno 1 alla n, per esempio n, per esempio n quadro più radice di n, per esempio n più seno di n, quello che mi pare. Quindi si dice che queste due, questi due casi corrispondono a una forma indeterminata, indeterminata perché non lo possiamo sapere a priori quello che succede, ma dobbiamo andare a esaminare caso per caso. Poi caso per caso i conti magari si riescono a fare. In quel caso, nel primo caso converge a L, nel secondo a più infinito, nel terzo a diverge a meno infinito, nel quarto e nel quinto il limite non esiste. È chiaro? Ok. Va bene, e questo è, diciamo, quello che possiamo dire sulle proprietà algebriche quando riguarda la somma. Quindi quando andiamo a dire più infinito più 5 più infinito, non significa che io possa fare la somma di più infinito e 5 e faccia più infinito. Significa che se una successione, per esempio, diverge a più infinito e l'altra diverge a 5, l'altra converge a 5, la successione somma diverge a più infinito. Ok? Trovo la somma che ci sta, il prodotto. Anche qui uno dice vabbè, c'è il prodotto e c'è il rapporto. Il rapporto non è altro che il prodotto con il reciproco. Facciamo prima le forme determinate del prodotto e poi parleremo del reciproco. Allora, qua abbiamo i limiti di A con N, qua abbiamo il limite di B con N e qua andiamo a vedere se ci sta il limite di A con N per B con N. Allora, noi sappiamo che se questa tende a L, questa tende a M, questo tende a L per M. Adesso, prima ho fatto tutti i casi a sinistra e a destra. Boh, è inutile che per esempio il più infinito lo metto da tutte e due le, cioè faccio più infinito più m o l più infinito, è chiaro che
l'addizione è commutativa, sì. Quindi una volta fatto il primo caso, il secondo segue immediatamente. Allora, se questa diverge a più infinito e questa tende a un numero m positivo, allora il prodotto diverge positivamente. Se invece questa diverge sempre a più infinito, ma questa tende a un numero m negativo, il prodotto diverge negativamente. Meno infinito m positivo, meno infinito, meno infinito m negativo, abbiamo più infinito, poi abbiamo più, diciamo, più infinito, 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 insomma ci va, va con la regola dei segni, meno infinito, meno infinito, meno infinito, più infinito, meno infinito, meno infinito. Se una diverge e l'altra va a zero, sul prodotto non si sa nulla. È chiaro? Allora, supponiamo che A con N tenda per esempio a più infinito. Poi abbiamo fissato una successione C con N arbitraria. Allora io posso prendere cosa posso prendere? Per far venire, allora, la prima successione la prendo A con N più un po', più n per valore assoluto di c con n, scusate, ma l'ho lasciato la sua, la posso prendere n per valore assoluto di c con n più 1, questa qua continua a divergere a più infinito. Poi posso prendere C con N fratto A con N, non mi serve, N per valore assoluto di C con N più 1. Allora, questa perché? A con N non serve. Perché diverge a più infinito? Perché il valore assoluto di C con N è maggiore o uguale a 0, più 1 è maggiore o uguale di 1, per N è maggiore o uguale di N se ne va a più 1. Adesso prendete questo pezzo qui è più piccolo di 1, quindi questa qua è più piccola di 1 su N in valore assoluto. Quindi questa qui tende a 0. Tende a 0, il denominatore è diverso da 0. O il prodotto di queste due quanto fa? C con N. Quindi anche qui io posso trovare una successione divergente e una che converge a zero in maniera tale che il prodotto venga quello che mi pare a me. Facciamo un esempio, ma uno dice così non lo capisco, ma lo faccio capire. Per esempio, A con N fa N, B con N fa C su N, A con N per B con N fa C. Qui il limite lo fate, cioè la prima va sempre a più infinito, la seconda va sempre a 0, la terza si vede. Questo è
questo qua. Questa va a n, questa è 1 su n quadro, il prodotto fa 1 su n, che cosa? La prima fa n quadro, la seconda fa 1 su n, il prodotto fa n, che va più infinito. La prima fa n, la seconda fa meno 1 alla n, fratto n, questo va più infinito, questo va a 0, il prodotto fa meno 1 alla n, che è il limite del gioco. E così via. Cioè posso fare anche qui tutti gli esempi che voglio per ottenere una successione C con n arbitraria, pur partendo dal fatto che questa vada più o meno più infinito e questa vada più a 0. Quindi si dice che questa qui è la forma indeterminata del prodotto. Quindi la forma indeterminata della somma è più infinito o meno infinito. Non si riesce a dare un significato a questa operazione nel senso dei limiti. Cioè il limite della somma non si sa quanto fa, se la prima va più infinito, l'altra va meno infinito, il limite della somma non si sa quanto fa. Invece per quanto riguarda il prodotto, se una va più infinito o meno infinito, l'altra va a zero, sul prodotto non si può dire nulla in generale, bisogna andare a vedere caso per caso. Ok, però uno dice vabbè, però tu mi devi andare a vedere anche il reciproco quanto dove va, perché io devo fare anche il rapporto è il prodotto con il reciproco, quindi devo fare prima il reciproco e poi spiegare questo tabellino. Per quanto riguarda il reciproco, se vi ricordate, qua dobbiamo introdurre un'altra definizione. Definizione: si dice che il limite per n che tende a più infinito di a con n è uguale a l più, se solo se, per definizione, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n, tale che se n è maggiore o uguale di n, allora a con n è compreso tra l ed l più epsilon. Ovviamente qua ci possiamo mettere L meno, e qua ci mettiamo L meno X. In questo caso diciamo che A con N tende a L da destra o da sinistra. Scriviamo per esteso. Allora, proposizione: se il limite di a con n è uguale a 0 più, cosa succederà al limite di 1 su a con n? Questo è uguale a più. Praticamente questo è equivalente, a patto che, diciamo, supponiamo che a con n è maggiore di 0 da niente, così evitiamo problemi di fare reciproco. Se è maggiore di 0 in ogni caso è diverso da 0, no? Prendiamo successione così.
togliere il volume. Ok. Perché vale questa proposizione? Perché c'è una dimostrazione. Dimostriamo per esempio questa. Allora, diciamo che sia m maggiore di 0, sì, vabbè, maggiore di 0. Allora esiste un indice n tale che se n è più grande di n, allora a con n è minore di 1 su m. E ovviamente, se vi ricordate, gli a con n erano tutti positivi, che vuol dire, equivale a dire che 1 su a con n è maggiore. Faccio 1 su m, da un certo punto in poi, questo è un epsilon positivo, gli a con n sono, come a con n tende a 0 da destra, è compreso tra 0 e 1 su m, che vuol dire che invece è maggiore. Ok? Se invece voglio fare la freccia opposta, la freccia opposta la faccio qua, dico sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, allora scrivo allora perché sennò sembra che sia in consecuzione, diciamo consecutivo a questo, allora 1 su a con n è io so stavolta che 1 su a con n tende a più infinito è maggiore di 1 su epsilon, il che vuol dire che a con n è compreso tra 0 e epsilon. Quindi per poter valutare cosa fa il reciproco bisogna avere una certezza sul segno, cioè sostanzialmente se a con n tende a 0 il reciproco tende a più infinito e viceversa, però ci sono due problemi. Uno, che il reciproco potrei non farlo, non poterlo fare, perché se a con n vale 0 come faccio a fare il reciproco? Infatti, se vi ricordate, noi avevamo i teoremi: se a con n tende a L, in particolare per il teorema della permanenza del segno definitivamente era diverso da 0, il reciproco definitivamente si poteva fare. Qua stiamo presupponendo che la successione adesso, se invece supponiamo che la successione converga a 0 da destra o da sinistra, allora sappiamo che la successione è diversa da 0 e se converge a 0 da destra il reciproco va più infinito e viceversa. Quindi se e solo se. Ovviamente questo non lo lascio per esercizio, se la successione tende a 0 da sinistra il reciproco che farà? Andrà a meno infinito, no? Per esempio, prendete 1 su n tende a 0, il reciproco fa n va più infinito. Meno 1 su n tende a 0 da sinistra, stavolta il reciproco fa meno n che tende a meno. Ok? Quindi questo completa il quadro, perché adesso qualcuno potrebbe dire chi è la forma indeterminata del rapporto. Quindi se io voglio fare a con n su b con n, allora forma indeterminata del rapporto, quindi è più o meno infinito su più o meno infinito e 0 su 0. Queste sono le forme determinate del rapporto. Per quale motivo? Se io ho a con n fratto b con n, se b con n tende a più o meno infinito, 1 su b con n tende a 0, quindi mi verrà più o meno infinito per 0, che è una forma indeterminata. Se invece b con n tende a 0, mettiamo a 0 da destra, poi mi verrà 0 per più infinito, oppure se ci tende da sinistra mi verrà 0 per infinito, per meno infinito, e quindi in ogni caso questa è una forma indeterminata
mi darà una forma determinata nel prodotto e chi lo produce. Le forme determinate nel rapporto sono queste qua. Quindi se io ho una successione al numeratore che diverge, una successione al denominatore che diverge, a priori non posso dire che cosa succede, devo andare a vedere caso per caso. Se ho al numeratore una successione che va a zero, dal denominatore una successione che va a zero, anche qui devo andare a vedere caso per caso. Ok? Quindi abbiamo fatto più o meno tutto per quanto riguarda le proprietà algebriche. Ripeto, per quanto riguarda le proprietà algebriche non possiamo dire che possiamo operare le somme e i prodotti con gli infiniti. Possiamo però dire, tramite questi specchietti che abbiamo fatto, che cosa succede quando vado a fare il limite di una somma o il limite di un prodotto, il limite di un rapporto, il limite di una differenza. Allora, per quanto riguarda la somma, l'unico caso al quale devo stare attento è più infinito meno infinito. Tutti gli altri casi sono standard, cioè se una va più infinito, l'altra va a 5, la somma va più infinito. Se una va a più infinito, l'altra va a meno infinito e sto facendo la differenza, allora la somma, la differenza va più infinito. Più infinito, meno, meno infinito, come più infinito, più infinito. E così via. Quando vado a fare il prodotto, anche qui non ho proprio dimostrato tutto, per esempio se una diverge, l'altra diverge, il prodotto diverge, questo fatelo per esercizio, è facilissimo. Attenzione però che dovete rispettare le regole dei segni, perché se una diverge positivamente, l'altra diverge negativamente, il prodotto è negativo e diverge negativamente. Chiaro? Ok. Per il prodotto la forma determinata è infinito per zero, per il rapporto la forma determinata è infinito su infinito o zero su zero. I segni non sono importanti, qua potete avere più o meno, ma la cosa è indeterminata. Ok, i segni sono importanti soltanto per conoscere, se conosciamo i segni, per esempio qua abbiamo più infinito, qua abbiamo meno infinito, sappiamo soltanto che il rapporto è negativo, però il rapporto potrebbe lo stesso divergere a meno infinito, lo stesso essere non convergere, oppure se converge a zero potrebbe, ci deve convergere da sinistra, certamente. Se sappiamo il segno del rapporto possiamo escludere determinati comportamenti, ma più di quello non possiamo fare. Va bene, allora facciamo un attimo il riepilogo. Cosa abbiamo visto stamattina? Fino a mo'. Abbiamo introdotto la definizione di successione divergente. Naturalmente questa definizione ha complicato il quadro, perché dobbiamo adesso tener conto che c'è un altro tipo di comportamento possibile. Abbiamo visto che questo non esaurisce i comportamenti di una successione può non convergere neanche divergere. Per esempio meno 1 alla n non convergere né divergere. Però abbiamo visto che ci sono, valgono determinate proprietà, anche se le proprietà algebriche appunto non sono più veramente algebriche, nel senso che la retta reale ampliata non è un campo, ma valgono certe proprietà. Però ci sono dei casi in cui io dal comportamento di Agonelli e Bigonelli non riesco in alcun modo a prevedere i comportamenti della somma, del prodotto e del rapporto. Chiaro? Questi comportamenti in particolare li abbiamo enucleati, li abbiamo ben individuati, li abbiamo chiamati forme indeterminate. Infine abbiamo visto il teorema di regolarità delle successioni monotone, il che si applicava per esempio alla successione che ci dava E, ma si applica a tante altre successioni. Quindi quando sapete che una successione è monotona, beh, o converge o diverge. Se è monotona non decrescente, sapete che o converge o diverge. Se è monotona non decrescente e limitata, sicuramente converge all'estremo superiore. Ok? Va bene, adesso facciamo una piccola pausa.